Una domanda che potreste fare ai vostri studenti è quanti di loro vengono a scuola o comunque adoperano più o meno regolarmente la bicicletta? Quanti sono i ciclisti in Italia, coloro che preferiscono come mezzo di locomozione le due ruote? Una domanda non banale perché da tempo in Italia si parla di incrementare le piste ciclabili, qualche cosa è stata fatta soprattutto in alcune grandi città, ma è evidente che il nostro paese è ancora abbastanza indietro. Ma allo stesso tempo invece dov'è drammaticamente avanti? Purtroppo è nella mortalità. La mortalità dei ciclisti è doppia rispetto a quella, diciamo, media di automobilisti e motociclisti sulle strade italiane. Le strade più pericolose sono, ma questa non è una novità, le strade statali e le strade provinciali, e l'ultimo anno ha visto una sorta di recrudescenza di questo fenomeno, nelle ultime settimane addirittura esponenziale. Questo è un ragionamento, una riflessione, uno studio che poteste condurre con i vostri studenti, cercare di capire quanti sono i ciclisti, chi sono i ciclisti, distinguere coloro che usano la bicicletta soltanto come mezzo di locomozione e invece coloro che la usano anche come pratica sportiva, anche questo è un fenomeno interessante e in crescita, e cercare di fare comparazione anche con gli altri paesi, soprattutto con i paesi europei, non soltanto sulla percentuale di ciclisti sulla popolazione, quindi sulla penetrazione dell'uso della bici come mezzo di trasporto, ma anche sul rapporto tra uso di bici e chilometri di piste ciclabili esistenti. Non soltanto, ma un altro rapporto interessante è quello tra piste ciclabili esistenti e numero di incidenti sulle strade. Insomma, ci sono varie riflessioni, vari studi, varie statistiche da poter condurre e che potrebbero poi caratterizzare ragionamenti, riflessioni tra di voi con i vostri studenti, e poi come sempre vi chiediamo di venire su www.scuolachefarete.it per dirci cosa è emerso da queste valutazioni, da questi studi, da queste riflessioni che avete compiuto insieme.